Nel vivo della cerimonia. Anzitutto una premessa. I volontari sono tutti dei tesori. Non è che quelli che premiamo oggi siano più belli o più bravi degli altri. Ne abbiamo scelti alcuni sulla base delle segnalazioni che ci sono pervenute, perché crediamo che questa giornata internazionale del volontariato sia l'occasione per mettere sotto i riflettori la loro azione. Di solito i volontari sono un po' schivi, non amano farsi pubblicità, e questo per certi versi è anche la controprova della genuinità del loro impegno, fatto non per mettersi in mostra, ma perché i valori molto più profondi. E però devono fare lo sforzo, almeno un giorno all'anno, di parlare a tutta la comunità. Da qui allora quest'idea che da 24 anni si rinnova, di dare questi riconoscimenti. Come funziona la cosa? Noi sollecitiamo per tempo le associazioni, i comuni, le parrocchie, ma anche altri enti interessati a segnalare dei volontari che ci siano particolarmente distinti. Questo è il sole d'oro propriamente detto, giunto alla sua 24esima edizione. Ovviamente, e ogni anno sono sempre rigorosamente non più di 10 premiati. Per evitare l'inflazione abbiamo tenuto anche noi basso il livello. Però ne sono stati segnalati tanti altri, non è che gli altri ce li siamo dimenticati. Abbiamo dato loro la cosiddetta menzione d'onore. Allora adesso, se vi permettete, leggerò i nomi di tutti i volontari menzionati, che quindi sono stati segnalati ancorché non abbiano ottenuto il sole d'oro. Qualcuno ha già ritirato l'attestato arrivando, altri possono passare poi al banchetto prima di uscire. Io leggerò l'elenco dei nomi, vi chiederei di fare magari l'applauso soltanto alla fine per non interrompere troppo il ritmo delle cose. Allora, nominativi dei volontari con menzione d'onore per il sole d'oro: Mario Bernasconi di Avit Varese, Maria Rosa Boldette, Associazione Amici del Campo dei Fiori, Alessandro Bregagnolo, volontario del sollievo di Busto Arsizio, Luca Casero, officina 025 di Gallarà, Alberto Cassani, avis comunale di Vittu, Satrio Eclidio, Maria Luisa Centurelli, corpo volontari ambulanza, Maria Rosa Cocco, fondazione Bianca Garavaglia di Busto, Raffaele Farina, pane di Sant'Antonio di Varese, Maria Pia Fusi, Varese, associazione sportiva dilettantistica, Giuliana Giannattasio, Civi Varese Arete, Roberto Gobetti, volontari del sangue di Brezzo di Bedero, Sergio Davide Magni, volontari del sollievo di Busto Arsizio, Gloria Martignoni, qui scusate la pronuncia ma io con le lingue di origine barbarica ho sempre avuto qualche problema, Worldwide Assistance Foundation di Lozza, Maria Rosa Sabella, il viandante di Varese, Renata Scapina, SOS Valceresio di Besano, Aristide Tagliarini, amici di Volandia, Giuliana Turconi, Sant'Antonio Varese. Passiamo adesso alla premiazione vera e propria, funziona così: verranno chiamati di volta in volta i premiati che usciranno fuori, accompagnati dal loro sindaco, perché il riconoscimento sarà consegnato loro dal sindaco. Io dico sempre ai sindaci: noi assegniamo un premio ai vostri volontari, ma in realtà i volontari sono un premio per il vostro territorio, per la vostra comunità. Chi amministra sa benissimo che avere una comunità che esprime tante risorse di volontariato è una ricchezza, tant'è che molti comuni che invece sono più in difficoltà chiedono anche al centro di servizi di aiutarli a fare crescere la cultura del volontariato, fare dei corsi per il reclutamento di nuovi volontari nell'ottica di cui parlava prima anche il Presidente. Allora mi dicono che dobbiamo spostarci qui perché poi bisogna fare anche la foto ricordo, allora è opportuno che ci siano le bandiere. Cominciamo con la prima premiata.
Rosalina Liberti, di Binago, che opera nell'ambito della sicurezza. Da anni si dedica all'accoglienza, formazione e organizzazione del centro migranti di Tradate, che vede arrivare settimanalmente rifugiati richiedenti asilo. Nel corso dell'ultimo anno, Rosalina ha accolto e gestito anche i profughi provenienti dall'Ucraina. Ti diamo prima la parola, sindaco. Voglio solo dire che condivido questo premio con il mio presidente Mario Grassi e soprattutto con gli operatori che operano nel campo migranti, che danno giornalmente un grande impegno e soprattutto lavorano con il fuoco. Vuoi dire brevemente di fatto cosa consiste la tua attività? Io gestisco un po' il campo migranti, siamo coordinati dalla prefettura di Varese e accogliamo migranti che arrivano dall'Africa, Pakistan, Bangladesh, arrivano da noi, li seguiamo in tutto il percorso per ottenere il permesso di soggiorno. Li seguiamo anche nel campo sanitario. Gli operatori, soprattutto, anche perché tanti operatori sono proprio hanno un percorso lo stesso. La MIN ha percorso una parte. E quindi li aiutiamo anche nell'integrazione, essendo culture diverse, all'inizio è un po' difficile e quindi li seguiamo anche in questo. Sindaco, com'è avere questi volontari nel proprio comune? Ripeto quello che diceva lei, i volontari sono una vera ricchezza per il comune, a partire dal profilo umano, no? E sicuramente è un profilo di generosità, di altruismo e di gratuità fino a tutto il lavoro che loro fanno. Mi riferisco a quanto diceva il viceprefetto, sono quella goccia che olia gli ingranaggi della burocrazia, perché dove non ci si arriva, non ci si può arrivare con la burocrazia, si fa riferimento al volontariato che sopperisce quelle che sono le mancanze. Io comunque ringrazio per l'invito e soprattutto mi congratulo con l'operato di questi volontari, che sicuramente non oserei neanche pensare a un mondo senza volontari, perché significherebbe il tracollo, significherebbe il fallimento di un'intera comunità. Grazie.